Allora, le strippe sono temprate e ora si deve andare a togliere l'enamel, che sarebbe la buccia esterna. Io adopero la lama d'un taglierino, però va bene tutto. Si mette sempre, si posiziona sempre qui perché deve essere pari, eh? Bisogna, a questo lato qui è il lato che rimane a vista, quindi bisogna essere pari. Una parte dell'enamel è stata rimossa. Ora c'è sui nodi qui, bisogna andare a pareggiare perché questa è la parte che vai a appoggiare dopo sulla planiforme, deve essere piatta. E si sistema così tutti i nodi. Finché non sono belli a filo. A questo punto sai il nostro taper. Questo non fa vedere tanto numeri perché poi questi scopiazzano. Ci sarà mai qualche rottmeier in Allora, si prende il comparatore, intanto si controlla che sia zero, poi la punta a 60 gradi va alle varie stazioni. E si comincia a settare. Ma questa dovrebbe essere a 93, che è la prima, si stringe tutto, siamo a 93, si segna che questa si è fatta e si passa all'altra stazione. E via via finché non si è settato tutto. Prima di cominciare a piallare è il momento di affilare la lama. Posiziona sulla tima. Blocca. Dopo che si è affilato si può creare un piccolo scalino, allora si ripassa sempre la pietra per riportarla in pari. Acqua. La prima è una grana 800.
poi si passa alla 1002. Si pulisce da residui della pietra. E si prosegue con una 3000. Ora siamo passati a una 6000 come grana. Questa è un 8000. Ora in questa fase qui che siamo, non importa proprio, basta e avanza così. Se no, quando siamo proprio a fare l'ultima rifinitura, che siamo proprio l'ultima piallate, io di solito rifaccio, vado anche alla 12000, ma insomma, basta e avanza l'8000. A questo punto ci siamo, la lama è bella lucida, affilata, gli si leva la bavetta da quest'altra parte. Si rimette nell'acqua. Ora la lama dovrebbe essere perfettamente affilata. Per vedere se l'è affilata, dovrebbe fare la barba, e effettivamente ci siamo. A questo punto si segna preciso dove andranno messe le strippe, che tutte e sei devono essere posizionate nel solito punto. E niente, si comincia a piallare. Enamel rimosso, nodi trattati, tutto pari. A questo punto si va sulla planing che si è già settata con il nostro taper. La parte dell'enamel, quella della buccia, va sempre, non va mai, non si piallerà mai, va sempre appoggiata una volta di qua e una volta dall'altra parte. E si comincia a sgrossare. Questa fase si sta sgrossando, sicché la pialla leva molto materiale, eh? Poi via via che ci si avvicina bisogna sempre togliere meno, che così può essere pericoloso, si può scheggiare. Si fa un po' da una parte, poi si gira, si riappoggia sempre la parte dell'enamel alla planing e si va da quest'altra parte. Ora si sta levando il primo pezzettino, si vede ancora, vedi, ci sono, non è perfettamente liscia perché la beveller e la fresa ha lasciato segni. Quando si è rimosso tutti i segni
della fresa si fa una passata da una parte, si gira la strippa e una passata da quell'altra parte. Si rigira la strip e si fa un'altra passata. E così via, finché non ci si avvicina a essere a filo con la planning. Queste sono proprio le ultime piallate. Praticamente la pialla non asporta quasi più niente. A sto punto ci siamo. Punto è finita di piallare. Si riblocca in posizione. Si va a aprirla. Si apre. Si arrotonda un po' le punte appena, di modo che la colla trova posto. Punto colla shakerando.
Bene, bene dappertutto, anche laterali. Deve essere tutto ben cosparso di colla. Chiude, si leva un po' l'eccesso di colla. Questo si finisce qui giù. Si leva lo scotch. Questa è l'ultima volta la slega, eh. Appunto si rulla e si toglie tutte le tensioni, si fa bella dritta. Si va a pulire il grezzo dalla colla, leggeri perché sa da levare solo e esclusivamente la colla.
va bene che se non ti si vede la faccia? Sì, però ora poi spiego che c'è da fare, magari. Allora, aspetta. In prata, io dopo una lama d'un cutter. Il cutter, come si dice, assistente? Questa la tagliamo. Tagliamo tutto. Si riparte allora, vai. No, ma lascia stare, vai. Oh, mamma, vai. Ma come? Ti ho abbassato così? Vabbè, ma si vede comunque. Ma non si può... Sando ad andare... No, a sto punto no. Tanto che sto pilotando. Ci ho messo 50 volte, no.